In questo capitolo tratteremo della radiobiologia degli adroni. I protoni sono utilizzati in particolare per le loro proprietà fisiche, che consentono di conformare con estrema precisione la dose al volume bersaglio. Gli ioni carbonio, in più rispetto ai protoni, presentano un vantaggio biologico. Per spiegare le caratteristiche dei protoni e degli ioni carbonio, introduciamo tre grandezze radiobiologiche: il LET o Linear Energy Transfer, l'RBE o efficacia biologica relativa e l'OER o Oxygen Enhancement Ratio. Il LET è l'energia depositata dalla particella nell'unità di percorso, misurata in micron. I protoni, come i fotoni, sono considerati particelle a basso LET. Per i protoni, il LET varia poco, variando l'energia del fascio, e per singolo fascio aumenta all'interno del picco di Bragg. Gli ioni carbonio invece hanno un LET variabile a seconda dell'energia del fascio e aumenta nel percorso di attraversamento della materia. Infatti, in generale, per gli ioni carbonio si stima un LET inferiore a 20 keV micron all'inizio dell'attraversamento della materia e un LET superiore a 20 keV micron negli ultimi 5 cm di percorso. Caratteristica questa che ne rende particolarmente favorevole l'utilizzo in localizzazioni tumorali profonde. Nella radioterapia tradizionale con fotoni, il danno al DNA è modesto e facilmente riparabile. Ciò non si verifica nell'adroterapia con ioni carbonio, nella quale il gran numero di rotture della doppia elica del DNA permette un'azione efficace anche in tumori radioresistenti. Infatti, mentre nel plateau di dose depositato nel percorso d'ingresso il LET è tale da determinare degli eventi di ionizzazione che possiamo considerare sparsi, le ionizzazioni diventano dense in corrispondenza del picco di Bragg. Più nel dettaglio, nel plateau d'ingresso la distanza media fra due eventi di ionizzazione è molto maggiore del diametro della doppia elica del DNA, mentre nel picco di Bragg questa diviene comparabile o anche minore del diametro della doppia elica. Di conseguenza, la probabilità di avere una rottura a doppio filamento, che è considerato il danno letale più frequente, dipende nel plateau d'ingresso dalla probabilità che due diverse particelle incidenti danneggino in maniera indipendente i due filamenti dell'elica, mentre nel picco di Bragg è in genere il risultato del danno determinato da una sola particella. Il danno creato nel plateau può essere quindi riconosciuto e riparato, mentre quello creato nel picco di Bragg solo raramente può essere riconosciuto e riparato proprio per la massiccia denaturazione della struttura tridimensionale della doppia elica. Il razionale che ha portato negli anni 90 ad impiegare gli ioni carbonio nella pratica clinica è stato quello di riprodurre i buoni risultati della neutron terapia senza però averne la inaccettabile tossicità. Considerato un determinato effetto biologico, per esempio morte cellulare, induzioni di mutazioni geniche, aberrazioni cromosomiche, eccetera, e scelta una radiazione di riferimento, l'RBE si definisce come il rapporto tra la dose della radiazione di riferimento e la dose della radiazione in esame necessarie per ottenere lo stesso livello dell'effetto biologico considerato. Come risulta evidente, l'RBE dipende quindi innanzitutto dall'effetto biologico scelto e per i fotoni, data la non linearità delle curve dose-risposta, dipende anche dalla dose-frazione. Come sottolineato in precedenza, gli ioni carbonio producono un danno rilevante ai tessuti irradiati, che si stima essere circa 3 volte superiore al danno prodotto dai fotoni e dai protoni. Caratteristica questa che attribuisce loro un vantaggio biologico nell'utilizzo terapeutico nel trattamento dei tumori radioresistenti. Gli ioni carbonio hanno un LET che dipende dall'energia del fascio ed aumenta man mano che penetrano in profondità, fino al picco di Bragg. Per la radioterapia con ioni carbonio, la dose fisica del trattamento deve essere quindi corretta per l'RBE, per determinare quella che è la dose biologica somministrata effettivamente al paziente. L'effective dose è quindi la dose fisica per l'RBE e si misura in gray equivalenti. L'RBE degli ioni carbonio dipende da molti fattori, tra
come la dose, il LET, il tipo cellulare e la presenza di ossigeno. Il calcolo della dose biologica è quindi abbastanza complesso e viene incluso tra i parametri del TPS per il calcolo della dose da somministrare in un trattamento di adroterapia. Nella regione del picco di Bragg, o picco di Bragg allargato, gli ioni carbonio raggiungono un LET elevato, a cui corrisponde un'elevata efficacia biologica relativa, mentre nel corridoio d'ingresso sia il LET che l'RBE si mantengono bassi. Il rapporto tra RBE nel picco di Bragg e RBE nella porta d'ingresso del fascio è per gli ioni carbonio più favorevole che per ogni altra particella. I fasci di protoni più facili da accelerare hanno invece valori di RBE che non cambiano molto con la profondità del fascio e mostrano un aumento significativo solo nel tratto distale del picco di Bragg allargato. Per convenzione, ai protoni viene attribuito un valore di RBE fisso, pari a 1.1, cioè ai protoni si attribuisce circa il 10% in più di efficacia biologica rispetto ai fotoni. I fasci di protoni sono considerati a RBE fisso ed indipendente dal LET. Diversamente dal meccanismo di azione della radioterapia tradizionale, dove l'effetto è prevalentemente di tipo indiretto ed è legato alla presenza di acqua necessaria per la formazione di radicali liberi, l'efficacia biologica degli ioni carbonio è legata a un aumento del danno letale e subletale direttamente a carico del DNA. L'effetto biologico degli ioni carbonio risulta quindi indipendente dalla presenza di acqua e dalla formazione di radicali liberi. Gli ioni carbonio hanno quindi il vantaggio di essere altamente efficaci anche sulle cellule ipossiche, fenomeno questo fondamentale in quanto la componente tumorale ipossica è generalmente considerata quella più resistente alle terapie tradizionali. L'effetto ossigeno di una radiazione si definisce come la dose necessaria per ottenere un determinato effetto biologico in presenza o in assenza di ossigeno. Per i fotoni l'OER è circa 3, cioè senza ossigeno devo erogare una dose 3 volte superiore per ottenere lo stesso effetto tumoricida. Per gli ioni carbonio l'OER è circa 1, cioè l'effetto non cambia in presenza o in assenza di ossigeno. Questa caratteristica rappresenta uno dei principali fattori determinanti il vantaggio radiobiologico degli ioni carbonio rispetto alla radioterapia tradizionale. Infine, il vantaggio biologico degli ioni carbonio rispetto alla radioterapia tradizionale deriva non solo dall'indipendenza rispetto alla presenza di ossigeno e dal danno non riparabile, ma anche dall'indipendenza dalla fase del ciclo cellulare, che in un ciclo di radioterapia convenzionale influenza la redistribuzione e il ripopolamento cellulare. Per il trattamento con gli ioni carbonio, quindi, la scarsa dipendenza dal frazionamento della dose fa sì che non siano applicabili le tradizionali 4R della radiobiologia, cioè riparazione, ripopolamento, ridistribuzione e riossigenazione. Per concludere, l'adroterapia è una forma di radioterapia ancora in via di sviluppo. Di fondamentale importanza è la ricerca, per definire ulteriormente i meccanismi molecolari responsabili dell'elevata efficacia biologica degli ioni carbonio. Con la genomica, inoltre, si aprono nuove frontiere anche per la radiobiologia degli adroni.